Ciao Gabriele, grazie per essere qui con noi e buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito. E allora, dicevo, sembra una scena quasi da film perché sono stati proprio, correggimi se sbaglio, colti in flagranza di reato, insomma, il militare italiano e appunto il funzionario russo proprio durante la consegna di questi documenti, roba del tipo che ci si trova in un parcheggio, io ti do una valigetta, tu mi dai i soldi e nessuno si accorge di nulla. Stavolta però, insomma, qualcuno se ne è accorto evidentemente e è una situazione, adesso ti cedo la parola, che potrebbe avere strascichi anche nel lungo periodo. Vedo che c'è anche un editoriale, Zitti e Mosca, se Grillo preferisce Putin a Draghi, ma no, questo credo mi sa che è riferimento a un altro argomento. Ma insomma, andiamo con ordine. La dinamica di quanto accaduto e insomma la gravità di quanto accaduto, Gabriele. Guarda, secondo me spesso e volentieri confondiamo lo spionaggio, raccontiamo lo spionaggio come qualcosa di mitico, di superumano quasi, però in realtà è molto più banale, direi quasi di routine di quanto spesso viene raccontato. Banalmente questi due signori si sono incontrati in un parcheggio, uno con 5.000 euro, l'altro con dei documenti riservati e se li sono scambiati, questo in un parcheggio di Roma. Niente di incredibilmente sofisticato, come spesso e volentieri raccontiamo lo spionaggio, ma come spesso e volentieri viene raccontato, comunque viene alimentata la narrazione della spia russa che sembra sofisticatissima, preparatissima. Beh, D'altronde questo James è, secondo Bond me è ce lo anche un insegna, film. no, Gabriele? James Bond ce l'ha Assolutamente. insegnato nel corso degli Guarda, anni. Sì. visto che siamo in tema di cinema, io consiglio a tutti una serie TV Netflix che è uscita da poco che si chiama I segreti dello spionaggio ed è molto interessante perché a un certo punto, in una puntata dedicata al reclutamento delle spie, si utilizza l'acronimo MICE, M come money, I come ideologia, C come coercizione, E come ego. E beh, in questo caso siamo evidentemente davanti al primo di questi quattro casi, cioè money. Sì. Parliamo di 5.000 euro, le indiscrezioni di stampa raccontano anche di un militare che comunque aveva bisogno, aveva sia un fronte economico sia questioni familiari e quindi è esattamente in perfetta coerenza con il primo dei fattori dello spionaggio, che non è qualcosa che nasce, diciamo, da quella serie TV, è qualcosa di, non dico codificato, ma di ben chiaro nella mente di chiunque si occupi anche in maniera discretamente superficiale di spionaggio. Questo per dire, come abbiamo scritto su Formiche, che è un caso da manuale, nulla di stratosferico. Anzi, è proprio questo che secondo me dovrebbe farci accendere un riflettore. L'altro elemento, se posso aggiungere, Sì. è che nel passato, anche nei mesi scorsi, abbiamo visto l'Italia come teatro di incontri di spie. L'ultimo caso riguarda un ufficiale francese che era di servizio al quartier generale NATO di Napoli. Più recentemente c'era un caso di nuovo contatti tra spie russe e funzionari portoghesi. Quello potevamo dire era la dimostrazione che l'Italia ha ottime terrazze per conoscersi, per prendere aperitivi e per scambiarsi materiale interessante. In realtà, come confermato dal fatto di oggi, siamo molto di più. Siamo molto di più perché siamo un paese NATO, siamo un paese dell'Unione Europea, siamo un paese che comunque ha rapporti economici e dunque energetici, oltre che diplomatici, discretamente solidi con la Russia. C'è la questione dei vaccini che è sotto gli occhi di tutti e sulla bocca di tutti. Quindi, è la conferma che, da un certo punto di vista, siamo importanti.
Siamo importanti e a questo punto si tratta adesso di capire quali saranno gli sviluppi, nel senso che so che il Cremlino per ora si è limitato a una nota in cui spiega come l'augurio sia che i rapporti non si vadano a incrinare. C'è stata già un'espulsione, c'è stata una convocazione. Torno sul pezzo che hai firmato appunto questa mattina. Di Maio ha convocato l'ambasciatore Razov alla Farnesina, espulsi due funzionari coinvolti nella vicenda. Siamo importanti noi Italia, ma l'episodio vedo che insomma è riportato appunto anche all'interno del testo che hai firmato, è un episodio gravissimo e che vede coinvolto, abbiamo proprio nome e cognome, Walter Biot, prima vi abbiamo mostrato anche il volto, arrestato per spionaggio. Ma guarda, secondo me c'è un elemento che possiamo aggiungere, è il fatto che la reazione Mosca, cioè ci sarà una reazione da parte di Mosca. A breve uscirà una mia intervista con Mark Galeotti, che è un professore britannico, grande esperto di sicurezza, di spie russe, di mafia russa. Ha scritto un libro molto bello, Devori, che è sulla storia della mafia russa nel Regno Unito. Beh, lui mi spiega come Mosca non possa permettersi di non reagire per una serie di mosse precedenti, cioè ha sempre reagito così, a qualsiasi tipo di espulsione motivata da qualsiasi ragione Mosca ha reagito con altre espulsioni di diplomatici. Se non lo facesse ammetterebbe o di essere colpevole o di essere debole, quindi secondo me nelle prossime ore è assai probabile che un nostro funzionario, se non due, verranno espulsi dall'ambasciata a Mosca o da qualche altro ufficio di rappresentanza in Russia. Dunque c'è attesa per le prossime mosse russe e mi pare di capire che prima insomma facevo riferimento al fatto che è considerato un atto tra i più gravi insomma dei casi di spionaggio dalla guerra fredda, ma questo vuol dire che ce ne sono stati altri, cioè ci sono dei precedenti. Ma guarda, sul territorio italiano di precedenti, chiamiamoli diplomatici, non ce ne sono dall'89, il caso di Otto Melara e di un'azienda triestina che lavoravano a materiale, ad armamenti NATO. Ci sono però casi aziendali. Il più clamoroso e recente, quello di Leonardo, prima ancora c'è stato quello di Avio Aero, della GA Aviation, entrambi tra l'altro casi che geograficamente si collocano a Pomigliano d'Arco. Può essere una coincidenza, può non esserlo, sicuramente da notare la vicinanza tra Pomigliano e il quartier generale NATO di Napoli. Anche in quel caso, in un caso si trattava di data breach, di chiamiamolo spionaggio interno nel caso di Leonardo, però sempre c'è sempre stata una traccia in entrambi i casi che sembrava condurre a Mosca. Di nuovo, come dicevo prima, l'Italia, un paese di frontiera, qualcuno mi ha addirittura paragonato il nostro paese alla Vienna dei primi anni del post seconda guerra mondiale, per diciamo movimentazione di soggetti borderline tra la diplomazia e lo spionaggio. Abbiamo sicuramente un ruolo a livello politico, ma abbiamo un ruolo importante anche a livello aziendale, e i casi di Pomigliano ne sono la perfetta dimostrazione. Prima di salutarci, Gabriele, ti chiedo se gli effetti insomma di questo caso andranno in qualche modo a impattare in maniera significativa appunto nei rapporti tra Italia e Russia, o in generale tra Europa e Russia, sempre che abbia senso porsi questa domanda, nel senso che, scusate anche la ripetizione, il gioco di parole non voluto, nel senso che
come dire, è ancora troppo presto per capire quanto sia grave, dopo aver comunque spiegato che assolutamente lo è questo, diciamo questo arresto, questo episodio, oppure più o meno si comincia in qualche modo, si sa in qualche modo dove portano insomma determinati fenomeni come quello appunto che stiamo raccontando e che appunto su Formiche avete approfondito e approfondirete ancora, dato che appunto hai citato una prossima intervista a un esperto del settore. Insomma, rischiamo qualcosa a livello politico, a livello geopolitico, a livello economico dopo questo episodio? Ricordiamo che insomma è una fase delicata. Si parla di vaccini che arrivano un po' da tutto il mondo e anche dalla Russia, che peraltro manco se li fa da soli, abbiamo scoperto, ci sono diversi centri di fabbricazione del vaccino anche in Corea del Sud, soprattutto in Corea del Sud, insomma fuori dalla Russia, li produce ma poi fisicamente non li va a realizzare all'interno del territorio, ma questo è un altro discorso. Torniamo al focus, insomma, quindi quali possono essere gli effetti, se ci saranno nel lungo periodo, e se possono esserlo, quanto gravi saranno? Guarda, insediandosi come Presidente del Consiglio, Mario Draghi aveva spiegato che con la Russia bisogna dialogare dove è possibile, ma rimanere fermi su alcuni principi. Invito chiunque a recuperarsi quel discorso che, se non ricordo male, era del 18 febbraio in Senato. E secondo me questa faccenda, se sommata a quella di allora, che era il focus di Draghi quando parlava di Russia, era sul caso Navalny. Secondo me questa vicenda offre una ragione in più al nostro paese per prendere un po' più le distanze da Mosca e soprattutto per prendere le distanze nell'approccio verso la Russia dalla Germania. Spesso e volentieri la Merkel, per quanto si sia mostrata disponibile verso lo stesso Navalny, non ha mai escluso di fatto la conclusione del progetto del gasdotto Nord Stream 2. Questo sì, è un esempio, ma ce ne sono molti altri. Secondo me questo episodio della spia, che è stato definito in commissione al Senato dal ministro Luigi Di Maio un atto ostile, non stiamo parlando di incidente, stiamo parlando di atto ostile. Beh, secondo me dà una buona opportunità comunque da cogliere, se si vuole cogliere, all'Italia per raffreddare un pochino i suoi rapporti con la Russia, e quindi penso al vaccino, ma anche per imporsi un pochino di più nell'Unione Europea, nel concerto tra Berlino e Parigi, dove l'Italia evidentemente sta riacquistando un certo peso, anche per imporre una sua visione dei rapporti con la Russia, che evidentemente ormai sono quantomeno danneggiati dai fatti di oggi. E allora ovviamente seguiremo gli sviluppi anche con l'aiuto di Rivista Formiche e il sito ufficiale ovviamente formiche.net e Gabriele Carrer, collega di Rivista Formiche, che salutiamo e che ringraziamo. Gabriele, buon lavoro e ovviamente buona Pasqua anche a te. Grazie a voi, augurioni.